1 milione. Eravamo 1 milione ieri in piazza per la manifestazione del Partito Democratico. Quando io ho visto quell'oceano di gente, ho detto: wow, incredibile, ci siamo ancora. Esistiamo ancora, possiamo resistere a questo governo giallo-verde. Una folla incredibile. Arrivavano da tutte le strade e Piazza del Popolo era praticamente assediata da una folla oceanica di gente, non solo dentro la piazza, ma anche intorno. E io valuto che fossimo almeno 1 milione in quella piazza. È stata una cosa super entusiasmante. Beh, no, forse non è vero quello che ho detto, forse non è vero. Gli organizzatori dicono che erano 70.000 persone. Io dico che magari la cifra più onesta si aggirerà tra le 40.000 e 50.000 persone a Piazza del Popolo. La manifestazione, secondo me, non è stata un successo da diversi punti di vista, ma lo è stata da un solo punto di vista. Spieghiamoci meglio. Se quella di questa domenica appena trascorsa fosse stata una grande manifestazione, i nostri avversari politici, Movimento 5 Stelle e Lega, avrebbero messo in campo delle tecniche di comunicazione che per chi ha comprato in passato il mio corso di comunicazione politica ed è oggi disponibile su una nuova piattaforma, potete acquistarlo, lo lascio qui sotto. Ah, è uscito anche No More Guru, quindi per chi volesse, ma la pubblicità per quel corso sarà fatta più avanti, qui sotto in descrizione lo lascio. In quel corso di comunicazione io spiegavo come all'interno del dibattito, delle tecniche, delle strategie politiche, quella di togliere visibilità a una manifestazione importante è una delle manovre che si fanno più spesso. E nel corso dico, è possibile togliere spazio mediatico ad una manifestazione creando un altro evento o altra manifestazione o contro manifestazione dove si dice qualcosa, si fa qualcosa che divide lo spazio mediatico tra una manifestazione e l'altra. Oppure c'è un'altra tecnica. Se una manifestazione politica è andata molto bene, gli avversari cosa fanno il giorno dopo? Puntano a sparare una di quelle bordate fregnacce incredibili che i media proprio dicono: eccolo qui il mio bel pollo succoso. Quindi ti sparo una frase, che ne so, di estrema destra, una frase incredibile, no? Un Toninelli che spara che sui ponti dove sono morte le persone ci si va a mangiare, a far ballare, a portare i bambini, e i giornali, complici inconsapevoli della comunicazione, divideranno i loro spazi un po' su quello e un po' sull'altra cosa. Mentre i social network con ogni probabilità commenteranno molto di più la dichiarazione folle che una piazza, una manifestazione di piazza, perché sui social si tende ad avere a cercare un argomento di discussione. Una piazza, per quanto possa esserla, se è oscurata sui social un'altra dichiarazione forte, si perde quello spazio mediatico. Questo, ripeto, nel corso che trovate qui sotto. Ma l'assenza sia di una contromanifestazione sia di dichiarazioni forti, secondo me, la dice lunga su come in realtà è andata questa manifestazione. E cioè, malissimo. Gli avversari ci tengono a che questa manifestazione sia sotto i riflettori, perché stanno circolando le foto delle piazze vuote, dei buchi all'interno della manifestazione dove non c'erano persone. È ovvio che quando tu non applichi una tecnica, cioè quella di distogliere l'attenzione dalla manifestazione, quello che fai è creare materiale che possa servire a delegittimare un po' i numeri delle manifestazioni. Questa cosa di legittimare i numeri delle manifestazioni si fa da una vita e mezzo, la sento veramente da tantissimo tempo. E stanno girando oggi il dibattito. Oggi, ovviamente, i più fessacchiotti si concentrano su: erano 30.000, erano 4 gatti, erano 10.000, erano 50.000. Io vi tolgo un piccolo dubbio. La maggior parte delle fotografie e dei video dove si vedono zone vuote di Piazza del Popolo sono state girate e fatte
nei momenti precedenti o successivi alla manifestazione, dove ovviamente finché non arriva il momento clou, la piazza è vuota. C'è un momento in cui inizia il discorso, in questo caso, del leader. E quindi va bene, facciamo il gioco dei numeri, non è assolutamente 1 milione, non è assolutamente 70.000, io ritengo che la cifra più seria sia 40-50.000 persone, potevano essere anche 20.000, non è questo il punto. Una manifestazione che è andata male. E perché è andata male? Perché io che l'ho seguita vi posso dire che gli interventi sul palco che hanno anticipato quello di Maurizio Martino, si chiama Martino, Maurizio Martino, quello di Martina, l'attuale segretario del Partito Democratico, sono stati, secondo me, di basso livello ed entusiasmo. Arriva Maurizio Martina, che perlomeno nei toni ha capito a cosa serve una piazza, un po' a rifocolare gli animi, potremmo dire così, un po' a creare quel senso di appartenenza al proprio partito, al proprio simbolo, quindi è una cosa molto emozionale la piazza. Lui lo ha capito, ha utilizzato dei toni di un certo tipo e vi posso dire una cosa, Martino è riuscito a fare peggio di tutti quanti gli interventi precedenti che c'erano noiosi ed inutili. E quindi commentiamo seriamente, io che sono un iscritto del Partito Democratico e che voto Partito Democratico, ieri ho provato immenso imbarazzo e un momento di scoraggiamento davanti al Maurizio Martina che arrivava in piazza e cercava di essere emotivo quando è evidente che lui non ne abbia le capacità. A Maurizio Martina, per essere un leader in un periodo storico dove il leaderismo serve, è sempre servito, ma oggi serve più che altri momenti, si è dimostrato totalmente inadeguato perché si vedeva che la sua voglia di arrembare la folla era totalmente costruita e faticosa come azione. Non ha il carisma del leader, è un ottimo funzionario, è un ottimo dirigente, è stato un ottimo ministro dell'agricoltura, ma non è un leader di un partito che deve risollevarsi. Ora però dire che il momento debole del Partito Democratico sia colpa di Martina, io assolutamente non mi sento di attribuirgli questa responsabilità. Tutti i dirigenti del Partito Democratico sono colpevoli di questo momento, compreso il mio amato Presidente Renzi, e proprio perché lo adoro devo muovere una critica. Se oggi il Partito Democratico è fermo, non dà risposte, è solo colpa della mancanza del congresso. C'è addirittura il Norichetti, ma il deputato romano che si era candidato sindaco contro la Raggi, ora non mi sovviene il nome, ex radicale, vabbè, avete capito chi, spero, che ha iniziato un sciopero della fame per invocare il congresso. Lui non smetterà di scioperare fin quando non parleranno di congresso. E io capisco i movimenti che ci sono in mezzo, che sia da una parte, diciamo, ala di sinistra zingarettiana, che la parte renziana, ho capito perché titubano, perché non vogliono il congresso ora. Dalla parte di Renzi c'è magari la voglia di aspettare l'esito delle europee e mostrare come anche sotto un'altra guida il Partito Democratico farà un brutto risultato, se non peggiore ancora di quelli precedenti. Zingaretti e quell'altra area là magari non lo vuole perché pensa che Renzi sia ancora troppo forte dentro il partito e alla fine rimaniamo immobili in attesa che succeda qualcosa magari agli altri. Della manifestazione di ieri quindi è stato per me un flop assoluto, anche dal punto di vista, oltre che dal punto di vista comunicativo, anche dal punto di vista contenutistico, perché Martina praticamente non ha detto niente. Il solo suo unico momento buono, decente, in tutto il discorso che ha fatto, è stato quando ha detto «E tutti voi che il 4 marzo, di sinistra, che il 4 marzo non ci avete votato, voglio dirvi una cosa, abbiamo capito». Abbiamo capito,
Non sono d'accordo, ma è stato un suo buon momento, una specie di mea culpa, di presa di responsabilità, di distaccamento dall'arroganza. Però la manifestazione, secondo me, ha avuto un grande punto forte ed è incontestabile, al di là del numero 20, 30, 40, 50.000, 1.000.000, non ci interessa, cioè interessa al popolino che deve parlare di cose che capisce, così non deve andare ad approfondire cose che non capisce, è stata la partecipazione popolare, cioè il fatto che il PD finalmente sia tornato in piazza, che poi non lo debba fare in quella formula e in quel modo, e che le persone si siano messe lì sotto e a gridare unità, 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 è stato un bel momento per ricordare che un popolo che vota il Partito Democratico, che non è sparito e che comunque sia alle elezioni ha preso il 18%, sia nei sondaggi sta al 17%, ha una base da cui ripartire. Che si vuole rinnovare nella forma, che si vuole rinnovare nel metodo, che si vuole rinnovare nel contenuto, lo faccia, non importa, ma il popolo in quella piazza ha avuto l'occasione di gridare ai dirigenti unità, 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 perché noi ci siamo, ma ci siamo rotti le palle di tutti i vostri giochi. Quindi per me la manifestazione è stato un flop assoluto, segnalato dalla mancanza di dichiarazioni degli avversari politici, che anzi ci tengono a far vedere come è andata quella manifestazione. Martina, un disastro incredibile. È il popolo che però si raduna, è il PD che torna in piazza. E forse, forse la dimensione giusta del Partito Democratico è quella di tornare per strada in piazza e non sui social, dove non riescono a trovare il linguaggio e il modo di comunicare su quello specifico asset mediatico. Oggi io ho una strategia, la voglio comunicare perché sono un po' dentro, ho contatti con chi fa comunicazione. Secondo me la strategia del Partito Democratico non deve essere più inseguire questi barbari. Deve essere quella di proporsi come alternativa di governo. Dobbiamo dire in ogni punto: noi siamo la vera opposizione, noi siamo la vera alternativa. Quindi il video messaggio che è uscito oggi sulla pagina del Partito Democratico, dove si dice qual è la controproposta del Partito Democratico all'iniziativa di governo, l'ho trovata ottima. Commenterò anche questa sera, spero che il video esca questa sera, la manovra finanziaria del governo, vedremo perché non è vero che c'è una riforma Fornero, vedremo perché non è vero quello e quell'altro. Se non ve la volete perdere, io vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella che vi avvisa di quando esce un video, perché la notifica ve la ricordate, mentre magari se non vi loggate su YouTube non ve la ricordate. Oppure potete scegliere di seguirmi sulla pagina Facebook, su Instagram o su Telegram, che stanno tutti quanti qui sotto insieme al portale dove poter acquistare sia il corso di comunicazione politica sia No More Guru, che però verrà pubblicizzato un pochino più avanti, però intanto chi vuole c'è, ci sono anche due video gratuiti da vedere di come funziona quel corso. Un saluto e a questa sera o a domani, vediamo un po' se lo tireremo fuori, per parlare della manovra in deficit. Un saluto dal grandissimo Delimello, il più grande vlogger di approfondimento politico su YouTube Italia. Ciao.